abbiamo. Per tale motivo, scrive il Maggiore De Rosa, temendo che il militare potesse arrecare danno a se stesso o ai presenti, e qui volutamente ci soffermiamo un attimo di riflessione e ci viene a chiedersi: ma allora il Maggiore De Rosa prevedeva, temeva, presagiva che poteva accadere qualcosa di grave? E se così prevedibile al suo rispettosissimo occhio indagatore, perché portare ad una probabile esasperazione, indignazione, alla collera? Per un fatto che si poteva certamente gestire in un'altra maniera. E voi, vertici dell'arma in Sicilia, avreste potuto farlo? Potevate chiedere che a causa dei motivi contingenti l'appuntato Salvatore Favara poteva scegliersi lui un reparto? Invece no. Qualcuno ha pensato di tenere la linea dura, in altre parole qualcuno ha preferito accendere la miccia e non spegnerla. E non è che trasferendo il Favara a Messina la situazione poneva al fine. Dopo 10 minuti, l'appuntato stesso chiedeva di interloquire nuovamente con il comandante provinciale per scusarsi. Ecco, per scusarsi, scrive il Maggiore De Rosa. Indicazione questa che il Favara, ormai ingoiato il rospo del trasferimento, chiede di scusarsi con i propri superiori, da cui ha ben compreso che non lo stavano tutelando. O almeno, poco poco tutelando, che l'atteggiamento palesato poco prima era stato causato solo dalla notizia del trasferimento, ma che si sentiva tranquillo e che avrebbe potuto intraprendere nuovamente il servizio con regolarità. Però, ritenuto che l'episodio abbia messo in evidenza uno stato di minor serenità del militare, riporta la lettera del Maggiore De Rosa. In altre parole, il Maggiore De Rosa scrive che il Favara mostra rancore verso la scala gerarchica, eccetera, eccetera, eccetera. Ma a noi ci pare di aver letto qualcosa del genere in precedenza. Ah, sì, forse nella lettera dell'avvocato Antonio Finnefretto. E proviamo a leggerne qualche capitolo. Dunque, non di mania di persecuzione, scrive l'avvocato Antonio Fiumefreddo, ma si trattava bensì di un preciso disegno del mio cliente teso a discreditare i suoi superiori. Ci chiediamo chi dei due abbia copiato l'altro? Ma la cosa buffa è che nella lettera inviata dall'avvocato Fiumefreddo al colonnello Lagana, al maggiore De Rosa e addirittura al luogotenente La Cappa, secondo il quale il Favara aveva già denunciato, così il professore avvocato Antonio Finnefretto, docente di diritto penale comparato all'università, scrive: in estrema sintesi, e nel rispetto del riserbo che mi viene imposto dal mandato professionale intrattenuto con il nominato Favara, vi rappresento quanto appresso, eccetera, eccetera. Il segreto professionale? E qualcuno lo ha visto passare di qua? Nuaut non l'ha mai visto. Professore avvocato Antonio Fiumefreddo, docente di diritto penale, rende conto che lei ha raccontato tutto all'avversario del suo ex cliente? Sulla lettera che ha inviato al colonnello Lacava, al maggiore De Rosa e al luogotenente Capa, non abbiamo trovato traccia dove lei aveva comunicato al suo ex cliente tutte le paginate che lei gli ha propinato. E davvero a denunciarle tutte ci vorrebbe tempo. Andiamo alla lettera del Maggiore De Rosa ai suoi superiori. Comunque sia, il Maggiore De Rosa mise nero su bianco che il suo sottoposto, l'appuntato Salvatore Favara, considerato che lo stato di ira e di scoramento seguito da poi improvvisa calma, sono sopraggiunti in maniera inattesa ed ingiustificata. Certo, diciamo noi, dopo uno si incazza, ci passa. Ma non l'appuntato Favara, sta passando tutto tempo incazzato. E comunque, per il maggiore Fabio De Rosa, tutto ciò poteva avere riflessi sull'idoneità al servizio militare e chiama in ausilio l'infermeria per valutare la possibilità di attivare il competente servizio di sostegno psicologico. Ah, prima creano la situazione di disagio con prevedibili reazioni e poi chiamano il servizio di sostegno? Nostro disinteressato e rispettosissimo compiacimento giunga al maggiore Fabio De Rosa. E ci chiediamo, tutto qui l'ausilio al suo sottoposto? Avrà appuntato scelto Salvatore Favara
Carabiniere forse è scomodo. Il cataio pareva appena iniziato. È come una pesante croce da trasportare. E senza neanche aiutato da un Simone di Cirene, simbolo del discepolo che porta la croce dietro a Gesù, che in questo caso identifichiamo nella grande famiglia dei carabinieri. Attenzione, noi ci riferiamo a fatti che riguardano solo a quel piccolo e sparuto nucleo di carabinieri. Insomma, personale tra le tante migliaia che compongono l'organico della prestigiosa arma. Ci chiediamo se tutto quello che ha patito e patisce ancora l'appuntato Salvatore Favara servisse da monito a quei carabinieri scomodi. Ma davvero ci chiediamo se l'appuntato Salvatore Favara doveva forse pagare lo scotto che denunciare i propri superiori non è saltare? Ma tutto ciò sarà vero, sarà falso o saranno solo delle congetture? Al momento non è dato sapere, ma attendiamo fiduciosi il responso del TAR e della Procura della Repubblica di Catania. Comunque sia, per l'appuntato scelto Salvatore Favara, come prima avevamo detto, inizia un tormentato percorso. E ora viene il bello, che vi riportiamo con inconfutabile prove. Però prima vogliamo farvi ascoltare la moglie dell'appuntato Favara. E l'abbiamo raggiunta a Roma, dove appunto si teneva appositamente un convegno, dove la signora Favara ha parlato alla platea, dove ospiti, oltre a Matteo Salvini, vi era il senatore Mario Michele Giarrusso del Movimento 5 Stelle. Favara, ma noi siamo venuti dalla Sicilia qui fino a Roma a seguirla. La volta scorsa lei era di spalle, questa volta ha deciso di metterci la faccia. Vogliamo sapere che cosa è venuta a fare qua a Roma, signora Favara? Cercare di far emergere la verità su una vicenda, a mio parere, molto inquietante. Perché? Cosa c'è di nuovo? Mio marito, quando è stato trasferito da Cicastello a Messina, solamente perché ha avuto un attimo di escantescenza, è stato inviato all'infermeria psichiatrica. La cosa più grave è che per la dottoressa psichiatra mio marito era idoneo, però le disse che doveva dargli il tenente 10-15 giorni. Mio marito è stato inviato nuovamente, come ha detto lei, a visita psichiatra, e la dottoressa psichiatra ha detto che per lei il mio marito era idoneo, che il tenente le doveva dare o 10 o 15 giorni. Anche se era idoneo? Sì, anche se per la dottoressa era idoneo, il tenente aveva previsto già 10-15 giorni. Scusi, ma chi è lo specialista, il tenente o la dottoressa? Io credo la psichiatra, ma evidentemente per l'arma è il tenente. Faccia capire meglio, suo marito stava bene, però la dottoressa gli doveva dare comunque questi giorni. Sì. Perché? E mio marito d'arresto era sanissimo, perché non aveva nessuna patologia, né tantomeno non gli è stata data nessuna cura. Però le sono stati dati 24 giorni come inizio. Poi mio marito è andato in una struttura ospedaliera e ha fatto un certificato dove risultava del tutto idoneo. Struttura ospedaliera pubblica? Sì. Cosa gli hanno riscontrato? Niente, mio marito era perfettamente sano di mente. Era sano come un pesce? Come un pesce. E che ne ha fatto di questa documentazione? È andato al secondo appuntamento con la dottoressa, ha portato questo documento, questo certificato. Non ha registrato questo certificato e le sono stati dati poi nuovamente da un altro tenente che non era più il primo, ma era un altro. Ha detto, visto che si era aperta una procedura, dovevano continuare. Gli hanno dato un altri 24 giorni. Sì, ancora una volta gli hanno dato altri giorni, nonostante la dottoressa avesse detto, abbiamo capito bene, avesse detto dalla che prima non, volta che se stava bene, no, è così? Sì, è così, e non è stato registrato quella volta il certificato, ma è stato registrato al terzo appuntamento che mio marito ha avuto con la dottoressa. Perché era doveroso fosse registrarlo immediatamente e metterlo in servizio, certo, visto che risultava idoneo. E quindi non tenerlo a casa a bivaccare, in certo senso. Perché possiamo dire che ha bivaccato 40 quanti giorni? 45 giorni a spese del denaro pubblico. C'è la documentazione che può dimostrare che mio marito non aveva nessuna patologia, e il certificato, il giorno che è stato rilasciato dalla struttura pubblica,
e quindi penso che è tutto verificabile. Ma questa dottoressa, questa psichiatra, fa servizio all'interno o per conto dell'arma dei carabinieri, sì, a Messina, all'infermeria, ci faccia capire? Sì, per conto dell'arma dei carabinieri a Messina. Sì, sì, ma evidentemente il parere della specialista quando è andato mio marito non era così importante, ma era più importante quello del tenente. Perché che, se la dottoressa dichiara che mio marito è idoneo, io credo che il tenente... Quindi scusa. Ma non è che il tenente è un psichiatra anche lui, eh? Che poi mio marito gli ha detto, ma come? La dottoressa mi ha detto che mi dava 10-15 giorni, invece lui ne aveva dati 30. Ma sempre gli ridava per nulla, perché stava bene. Benissimo, non aveva nessuna patologia. E signora Favara, che cosa è venuta a fare a Roma che l'abbiamo dovuta seguire? Ho avuto modo di parlare con l'UNAC, a differenza del... L'UNAC è il sindacato, sì, riconosciuto? Sì, sì, sì. Si stanno muovendo? Sì. E hanno veramente tempestivamente aiutato me nel cercare di fare luce su questa situazione, cosa che mi aspettavo invece che facesse l'arma, visto che la situazione non è tutta qui. Precisare che non voglio fare di un'erba tutto un fascio. Sono perfettamente convinta che ci sia all'interno dell'arma le persone che lavorano sodo, si mettono a disposizione degli altri. Cosa vuole dire alle telecamere, diciamo, dell'indiscreto? Voglio dire che spero che al più presto si faccia luce. So perfettamente che la giustizia amministrativa è molto lenta, però ha 3 anni che aspettiamo il TAR di Catania che si pronunci o che faccia la prima udienza, e ancora stiamo aspettando. Per quanto riguarda l'avvocato Fiumefreddo c'è una denuncia, e quindi stiamo aspettando anche che il giudice si pronunci ancora davanti perché all'evidenza. Perché c'era stata un'opposizione, vogliamo ricordare? Sì, due opposizioni. Due opposizioni abbiamo fatto. E ancora non si sa nulla. Non si sa nulla, davanti all'evidenza, che con la sua stessa voce l'avvocato Fiumefreddo dice che il 4 ottobre c'era l'ultima udienza, e quindi credo che sia evidente l'infedele patrocinio e la truffa a danno nostro fatto dall'avvocato Antonio Fiumefreddo. Noi la seguiremo ancora. Dove andrà dopo? A Bruxelles, dove ci sono il Tribunale per i diritti dell'uomo. Allora ci facciamo il biglietto per quella data. Sì, preparatevi, perché io non demorderò su questa storia. Avete ascoltato? Andiamo avanti. Nelle prime settimane di dicembre dello scorso 2015 ci siamo recati a Messina, dove con grande cortesia e disponibilità siamo stati ricevuti nello studio privato della dottoressa Giusy Fanara. Ma chi è la dottoressa Giusy Fanara? E cosa ha a che vedere con l'appuntato Salvatore Favara? La dottoressa Giusy Fanara è medico chirurgo psichiatra e psicoterapeuta. È dottore di ricerca in scienze psichiatriche e in igiene applicata. Ha conseguito master in psicologia applicata e psicologia giuridica, perfezionandosi addirittura in psicopatologia degli affetti e psicodiagnostica dell'emozione. È stancante raccontarlo. La dottoressa Fanara è autrice di numerosi lavori scientifici nazionali e internazionali. E tutto ciò si dice anche dal suo più che qualificato curriculum che lei stessa cortesemente ci ha fornito. Dal maggio 2007 ad oggi svolge attività in qualità di medico-psichiatra presso l'infermeria presidiaria di Messina al comando regionale Carabinieri Sicilia ed ha un contratto libero professionale rinnovabile a tempo determinato. Ecco, e noi qui volevamo arrivare. Presso l'infermeria presidiaria di Messina del comando regionale Carabinieri Sicilia, dove la dottoressa Giusy Fanara ad oggi svolge attività in qualità di medico psichiatra, quindi una specialista retribuita con denaro pubblico chiamata ad operare nello specifico settore, e il suo lavoro lo conosce bene, e anche l'appuntato Salvatore Favara la conosce, perché qualche ufficiale dell'arma da lei, dalla dottoressa Giusy Fanara, ce lo mandava con frequente cadenza. Tu
Dottoressa Giusi Fanara, lei è un'esperta, più che un'esperta nella materia che lei rappresenta e le specializzazioni che qui abbiamo letto sul web, però desidero che fosse lei a parlare della sua illuminata esperienza nel campo di cui stiamo trattando. Intanto io la ringrazio per questo, insomma, per questa intervista. Aspettate un attimo, a questo punto rivelo alla dottoressa Fanara il motivo della nostra visita. La vicenda clinica dell'appuntato Salvatore Favara, dove lei, dall'alto della sua specializzazione, asseriva che l'appuntato Favara non aveva patologie cliniche. Ma il tenente medico Spampinato ed il capitano medico Chirico, non specialisti, asserivano il contrario. Chi ha ragione dei tre? Io lavoro nei carabinieri. L'ha visto forse? No, già lo sapeva. Perché è la seconda volta che fa questa battuta, giusto? Sì, siccome io ho detto che veniamo per due motivi, io devo essere leale poi con lei. E poi me lo devi dire allora. Allora, non lo dica prima! No. Ma la dottoressa Giusi Fanara ha ritenuto avvalersi del segreto professionale.